Allora, ritorniamo a parlare del tuo rapporto con Dayani, un rapporto, un amore, un affetto profondissimo, un innamoramento, per usare parole tue, che tu non hai mai provato nei confronti di un'amica per tua stessa ammissione, l'hai detto pochi minuti fa, e che non sai neanche gestire, perché è qualcosa di nuovo, qualcosa che non ti è mai capitato. Cioè tu riesci. Per esempio, ti faccio una domanda: la notte, quando vi ritrovate finalmente dopo le separazioni che una convivenza forzata impone, quando vi trovate voi due, è bello stare insieme, ritrovarvi, potervi abbracciare, potervi scambiare delle affettuosità? Ne senti il bisogno? Ne senti? Poi farò la stessa domanda a Dayane, ovviamente. Sicuramente forse è il momento più bello dove riesco a stare insieme a lei e quindi ad essere così vicina durante un momento appunto a letto insieme a lei, anche solo con una carezza, uno sguardo, una tenerezza. Quindi per me è un momento importante qua dentro quando vado a dormire con lei.